diamo il benvenuto a Mario Bianchini, l'amico, collega Mario Bianchini, autore di un delizioso libro, edito da Palombi, editore proprio uscito fresco di stampa in questi giorni, Le Olimpiadi Negate, l'orgoglio ferito della città eterna. Mario, buongiorno. Ciao Stefano, sono qui. Buongiorno Mario, buongiorno. Oh, tu mi hai allegato a questo libro una bellissima lettera in cui dici una cosa, questo lo dico a beneficio, che tu sai che non c'è niente di peggio degli ascoltatori che partono con preconcetti, no? Certo. Tu non hai voluto, non ti sei mai interessato particolarmente di politica e non hai assolutamente voluto fare un libro di politica. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Qui non c'è alcuna intonazione politica, è soltanto il disappunto, lo sconcerto di una città a cui è stato rifiutato un avvenimento di spessore mondiale, e non mi venissero a raccontare il problema delle Olimpiadi del Mattone, l'Olimpiade del Palazzinaro. Per questi ci sono le leggi, basta applicarle, si mettono in galera, ma non si fermano le grandi opere, anche perché queste grandi opere, ad un comune che si dice indebitato fino al collo, avrebbero fruttato, e questo lo dice Andrea Bassi sul Messaggero, cifre alle mani, avrebbero fruttato 5 miliardi e migliaia di posti di lavoro, e non pensando nemmeno al fatto politico. Pensa che la sindaca di Roma disse: se i romani lo vogliono, facciamo un referendum. Sì, come no, certo. Il referendum, sai che cosa è stato? È stato accorpato, diciamo così, nel ballottaggio, per cui si è celebrato un referendum all'insaputa degli elettori. Noi non abbiamo saputo niente, il ballottaggio ha significato il referendum. Ma senti, se si ragionasse in continuazione con questo criterio dei ladri, della mafia, ma che cosa avrebbero dovuto fare a Londra, Parigi, Madrid? Lo sai che Londra 6 stadi, 6, Parigi 3, Madrid 3, e qui è stato rifiutato tutto, un tavolo di lavoro, un tavolo di confronto, non è stato mai accettato. Forse perché i tavoli, fammelo dire Stefano, somigliavano tanto a quelli in trattoria dove è stata consumata una carbonara, un Chianti, dove è maturato il nuovo olimpico, dove, e questo bisogna dire. Mentre i poveri Malagoe, no? Aiutatemi, il presidente dei Paralimpici, Pancalli, no? Aspettavano in vano un appuntamento già preso, ecco, nell'anticamera della segreteria. Si era arrampicato con la sedia a rotelle fino al Campidoglio insieme a Malagò, in attesa di un appuntamento disatteso per una carbonara. Ma vi pare giusto questo qui? Questo sarebbe rispetto per le istituzioni? Ma questo è veramente inconcepibile. Io ho davanti a me il tuo libro, Mario, e c'è l'ultimo capitolo che tu giustamente hai voluto aggiungere: dopo le Olimpiadi negate, ecco perché alla capitale serve il nuovo stadio. Sei stato, non so, profeta, non so quanto facile, perché ieri poi è arrivata questa notizia che forse non chiude decisamente la strada allo stadio, ma comunque continua a complicarla. Ecco, a proposito del nuovo stadio, senti Stefano, il presidente della Roma Dino Viola al sottoscritto rilasciò la prima intervista negli anni Ottanta, in cui diceva: a Roma serve lo stadio. Il sindaco di allora, Signorello, fece addirittura esporre in Campidoglio un bozzetto del nuovo stadio. Avete visto più niente voi? No, è rimasto, ma col bozzetto forse è rimasto. Nemmeno il bozzetto. Per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma, forse molti dimenticano che il 22 dicembre del 2015 l'Assemblea Comunale votò all'unanimità, quasi a grande maggioranza, la pubblica utilità dell'impianto. Non solo, ma quando mi vengono a dire adesso che gli uffici tecnici di Verdini parlano di pericolo inondazioni, 2 anni fa il bacino del Tevere, nella persona di Carlo Ferranti, che è il responsabile, disse: con le nuove opere messe in atto per la costruzione dello stadio,
il rischio inondazioni è a zero. Allora mettessero d'accordo, si mettessero d'accordo. Ma tutto questo l'avete già detto, avete fatto delle trasmissioni bellissime, non sto qui a farvi perdere tempo. Siamo stati veramente offesi, maltrattati da situazioni allucinanti che non esistono. Quando si parla di Roma indebitata mi viene da ridere, perché se non ci muoviamo, se non prendiamo iniziative, rimarremo sempre con i debiti al collo. Perché rifiutare le Olimpiadi? Perché rifiutare lo stadio della Roma? Questi sono posti di lavoro, vuol dire movimentare il commercio, vuol dire movimentare questa città addormentata, ferma al palo per paura della mafia. Ma stiamo scherzando? Ma non prendiamoci più in giro, altrimenti facciamo la fine dello stadio Flaminio. Lo conosce Berdini, lo stato dello stadio Flaminio? Io ci sono stato poco fa a fotografarlo, ci sono solo topi e scarafaggi. Ecco. Un gioiello, poi, no? Ricordiamo uno dei gioielli di Nervi. Vorrei raccontare soltanto un piccolo episodio scrupolosamente vero. Questo mio libro, Le Olimpiadi Negate, è capitato in mano ad una signora in provincia di Rovigo, in un salotto dove hanno letto questo libro. Sai qual è stato il commento? Ma davvero a Roma succedono queste cose? Che figura faremo? Guarda, non ci sono altre parole. Lascio a te la parola, Stefano. Ma no, Mario, io intanto rinnovarti i complimenti per questa tua vena, perché ti stai scatenando. Io ti avevo lasciato corrispondente della stampa per tanti tanti anni e compagno anche di viaggi, anche per qualche trasferta molto piacevole dietro la Roma, sì. E ti ho ritrovato scrittore, hai fatto diverse cose molto molto carine. Questo devo dire che l'ho letto in una serata e mi è piaciuto moltissimo, perché ci si legge anche il rammarico di un vecchio cronista che insomma avrebbe voluto vedere quantomeno Roma competere. Noi l'abbiamo detto stamattina, Roma non aveva vinto, non so se avrebbe vinto le Olimpiadi, voleva competere all'assegnazione, no? Roma avrebbe posto soltanto una candidatura, entrando in competizione con Los Angeles e Parigi sì. E questo avrebbe consentito a Roma di entrare, di mettersi al centro del mondo, in competizione con due grandi metropoli, far vedere che Roma esiste. Poi magari si poteva anche perdere la competizione, ma partecipiamo per favore, non facciamo questa figura che abbiamo fatto. Sì, francamente non mi è assolutamente piaciuta, caro Mario. Io a questo punto io vorrei ringraziarti per questo intervento. Noi seguiremo questa vicenda, la vicenda dello stadio. Spero di poterti coinvolgere però per qualcosa di più piacevole, magari nel momento in cui la vicenda dovesse sbloccarsi in senso positivo. Comunque insomma tu sei qui a testimoniare che l'impiantistica sportiva di Roma avrebbe avuto un vantaggio da certe situazioni che purtroppo sono state assolutamente trascurate. Speriamo comunque, che perlomeno non facciamo illusioni sul nuovo stadio. No, non ce ne facciamo, perché come sta facendo rinvii, cavilli, conferenze dei servizi rimandata, l'inondazione che esce fuori all'improvviso dopo 3 anni, dopo che il bacino del Tevere ti ha detto chiaramente non esiste. Ma questa è una presa in giro troppo sfacciata. Direi di sì, anche perché gli stessi uffici tecnici che non sono cambiati erano quelli che evidentemente non hanno trovato certi difetti quando Marino dichiarò la pubblica utilità, no? Con tanto di delibera. Allora io tutto questo ho pensato di scriverlo in un libro. Vedi Stefano, il giornale, come sappiamo da vecchia data, dopo un giorno bussa come il pesce fuori del frigo. È vero. Questo libro sarà scritto male, piccolo, come vuoi, rimarrà sempre in un fondo di una biblioteca a ricordare alle coscienze quello che è successo.
Mario, io ti ringrazio davvero. Intanto il libro io l'ho letto, è anche scritto molto 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 bene, anche con contributi molto significativi. C'è anche una prefazione di Giampaolo Ormezzano, che insomma, per chi conosce, no, le firme del sì, c'è anche sa, di Giovanni Bruno e Giovanni Bruno, direttore di Sky, come no. E Mario, io ti ringrazio veramente, veramente di cuore. Grazie anche voi di avermi sentito. Un abbraccio, Mario. Grazie mille. Grazie a te. A Mario Bianchini, autore delle Olimpiadi Negate, L'orgoglio ferito della città eterna, Palombi Editori.